I 75 km della categoria allievi incorrono Chantal Pegolo del Friuli Venezia Giulia. La sua settima vittoria stagionale vale la maglia di campionessa italiana davanti a Linda Sanarini e Matilde Rossignoli del Veneto. È il muro di Cornaleto a far la selezione decisiva della gara e a portare sul traguardo una volata a 8 che premia la portacolori del Friuli Venezia Giulia, che mette in fila le 175 partenti di una gara bloccata fino alle fasi finali. Bellissimo sprint per Chantal Pegolo, veramente una bellissima vittoria oggi. Sì, allora la volata non è stata una volata, diciamo, data le mie caratteristiche, perché l'ho sbagliata in pieno, sono partita troppo lunga, ma comunque sono riuscita ad avere quei centimetri da poter alzare le mani. E nulla, ci tenevo talmente tanto sta maglia che finalmente mi è arrivata dopo tre anni che l'aspetto. In finale, quando eravate rimaste un gruppetto, visto che siete controllate molto. Sì, stavo per lo più studiando le avversarie, soprattutto diciamo Linda, che sapevo che poteva averne anche di più di me, e nulla, è andata così. A chi la dedichi la vittoria? La dedico ai miei allenatori, Roberto Botero e Milagatto, alla mia famiglia che ci teneva talmente tanto, e a tutte le mie compagne di squadra. Grazie. Linda Sanarini, un secondo posto, ti abbiamo visto parecchio delusa dopo l'arrivo. Sì, sicuramente la delusione è tanta, perché un secondo è proprio vicino al numero uno, però vabbè, dai, ci riproviamo l'anno prossimo. Ho fatto quello che potevo. Senti, raccontaci lo sprint anche dal tuo punto di vista. Beh, allora sono partita abbastanza in là, possiamo dire, dovevo partire più vicino all'arrivo, secondo me. Però al colpo di reni Chantal l'ha spuntata, e complimenti, non c'è niente da dire. Terzo posto per Matilde Rossignoli, sei un primo anno in categoria, quindi veramente una bellissima stagione coronata da questo bel piazzamento agli italiani. Sì, una bella stagione, non mi aspettavo di fare così bene, però è andata bene, più di quello che mi aspettavo. Raccontaci lo sprint dal tuo punto di vista. È partito molto lungo e Chantal e Linda hanno uno spunto un po' più veloce del mio, e quindi comunque sono riuscita a battermi bene. Soddisfatta? Sì, sono molto soddisfatta.